Lorenzo Marchionni, presidente della Centrale del Latte della Toscana. L'anno scorso parlavamo con lui come presidente della Centrale del Latte di Firenze. Ecco, in questo anno che cosa è cambiato nell'ottica, diciamo, nostra del Mugello? Niente, siamo qui come l'anno scorso, confidiamo magari in una situazione meteorologica più favorevole rispetto a quella dello scorso anno, vediamo se Centrale del Latte della Toscana porta anche questo buon auspicio. Al di là delle battute, il marchio è sempre Mucchi, è quello con il quale ci presentiamo ormai da più di 60 anni ai consumatori toscani, e questo è rimasto e rimarrà. Ecco, l'anno scorso c'erano delle preoccupazioni, si può dire che ora il cielo sia più azzurro? Beh, direi di sì, abbiamo fatto un'operazione che consente di guardare al domani con maggiore tranquillità, maggiore stabilità, ma senza perdere di vista quelli che sono i rapporti con la filiera, che rimangono ottimi e distesi, e quella che è la missione dell'azienda, cioè quella di portare il prodotto toscano sulle tavole dei toscani. Ecco, non c'è stato quindi, l'allargamento non ha portato a un annacquamento, diciamo così? Beh no, al contrario, siamo ognuna delle aziende che fa parte del gruppo rimane ferma sullo sviluppare anzituttolo la missione della materia prima locale, delle relazioni territoriali, della produzione territoriale. Questo in un'ottica di gruppo riusciamo a farlo anche meglio, cioè guardando in maniera, come dire, anche più serena al futuro. Nuove iniziative, prospettive? Beh, questo mese siamo impegnati tutto il mese su iniziative sul territorio come questa. Siamo qui, saremo in Maremma, saremo nel Pisano, saremo alle Cascine la prossima settimana. Dopodiché non ci fermiamo mai, sia per quanto riguarda nuovi prodotti in arrivo, sia per quanto riguarda migliorare quelli che già abbiamo. Grazie. Grazie a voi.